Benvenuti e ben ritrovati appassionati di atletica, questo è il secondo episodio di Flash News, rubrica in cui andiamo a vedere le ultime notizie e alcuni risultati dal mondo dell'atletica. Ma prima di iniziare un piccolo appunto riguardo al video precedente in cui avevo detto che Devon Allen, lo statunitense ostacolista, avrebbe lasciato l'atletica per passare al football americano. La notizia è sempre valida, ma non si sa esattamente quando avverrà il passaggio definitivo dall'atletica al football americano. Quindi, tuttora Devon Allen continua a gareggiare nell'atletica. Però sappiamo che la sua carriera ha un po' i giorni contati. Ma adesso iniziamo subito con le nuove notizie. Antonella Palmisano, campionessa olimpica nella 20 km di marcia, ha annunciato che non prenderà parte ai campionati mondiali di Eugene di quest'estate. Il motivo è un problema infiammatorio all'anca e questo rende di fatto i tempi troppo brevi per una possibile preparazione per i mondiali. Perché nella migliore delle ipotesi ricomincerà a marciare soltanto da metà maggio in poi. Più realistico, a detta di Antonella stessa, è pensare come obiettivo principale della stagione gli europei di Monaco che si terranno a metà agosto, quindi un mese e mezzo dopo i campionati mondiali. Gli Stati Uniti hanno siglato il nuovo record mondiale per la staffetta del mezzofondo. Una particolarissima staffetta che prevede quattro frazioni di 1200 metri, 400, 800 e 1600 metri. Il record risaliva al 2015 e apparteneva già agli Stati Uniti, anche perché sono tra le pochissime nazioni che svolgono questa gara. E il tempo finale è di 10 minuti, 33 secondi e 85 centesimi. Ma è stato siglato indoor, ma comunque probabilmente verrà ratificato lo stesso. Le staffettiste che hanno preso parte a questa gara sono Ethan McLean, Kendah Hills, Royce Willis e Ellie Purri-St-Pierre. Rimanendo a tema staffette, la Giamaica ai Carifta Games, che sono una manifestazione giovanile caraibica, ha stupito il mondo siglando il nuovo record mondiale della 4% femminile under 20. Il risultato è strabiliante perché si tratta di un 42,58 e per metterlo in prospettiva vi basti pensare che il record italiano assoluto femminile è circa 3 decimi più alto di questo tempo. Per chi segue il panorama giovanile internazionale, i nomi non sono di certo nuovi delle componenti di questa staffetta. Infatti stiamo parlando delle gemelle Tina e Tia Clayton, Brianna Liston e Seren Cole, tutte atlete da sub 11,50 nei 100 metri. Durante il mese di aprile ci sono state tantissime migliori prestazioni italiane su gare spurie, ovvero distanze non olimpiche. Mi limiterò a parlare di quelle più significative per evitare di allungare troppo il video. Ayomide Folorunso ha fermato il cronometro negli 80 metri a 9,55, ovvero 6 centesimi meno del precedente limite. Sulla stessa distanza, Citruali ferma il cronometro a 8,43, 3 centesimi in meno di quanto aveva fatto Fabio Cerutti nel 2009. Ma sempre Citruali ha eguagliato la miglior prestazione italiana nei 150 metri, fermando il cronometro a 15 secondi e 17 centesimi. Tuttavia si parla solo di tempo elettrico, perché come tempo manuale il record rimane di Pietro Mennea con 14,8. Sempre sulla stessa distanza, cioè 150 metri, abbiamo avuto la miglior prestazione italiana allievi, perché Mattia Furlani, specialista nel salto in alto, ha fermato il cronometro a 15 secondi e 76 centesimi, togliendo la migliore prestazione italiana a niente di meno che Lorenzo Patta, ovvero il primo frazionista della 4% olimpica campione di Tokyo. L'ultima più importante prestazione non è tanto per la distanza, ma per l'atleta che l'ha siglata, perché Nadia Batocletti ha fermato il cronometro a 9 minuti, 32 secondi e 99 centesimi nelle 2 miglia, che sono all'incirca 3.219 metri, e questo tempo è inferiore di circa 11 secondi al precedente limite, dimostrando ancora una volta che Nadia è uno dei più grandi talenti che abbiamo attualmente nel mezzofondo. In realtà ci sarebbero anche altre prestazioni italiane, giovanili e non, ma ve le ho lasciate scorrere a schermo perché erano veramente troppe per citarle tutte in un unico video. Secondo alcune indiscrezioni, dal 2023 potrebbe essere introdotto il decathlon femminile alla gara francese del Decastar, una gara di altissimo livello per le prove multiple organizzata direttamente dalla World Athletics. Questo potrebbe essere il primo segnale di una sperimentazione da parte della World Athletics per poter introdurre il decathlon femminile come disciplina vera e propria. Però soltanto il tempo ci saprà dire se queste indiscrezioni sono vere e poi soprattutto se prima o poi vedremo veramente il decathlon femminile elevato a specialità vera e propria, in sostituzione ovviamente dell'eptathlon.
Il campione olimpico della 20 km di marcia, Massimo Stano, ha gareggiato nella 35 km siglando immediatamente il minimo per i campionati mondiali di Eugene, fermando il cronometro a 2 ore 29 minuti e 9 secondi, il che lo piazza al terzo posto delle liste all time italiane dietro al record italiano di Alex Fazer, siglato nel 2010 con il tempo di 2 ore 26 minuti e 16 secondi. Nella stessa gara abbiamo avuto anche il quinto tempo all time sempre in questa distanza, ad opera di Teodorico Caporasio, che ha fermato il cronometro a 2 ore 32 minuti e 19 secondi, anche lui minimo per i campionati mondiali di Eugene. Novità in casa World Athletics. La Federazione Internazionale di Atletica ha creato un comitato indipendente per l'etica, che aiuterà la World Athletics a prendere decisioni in ambito etico basate sulla ricerca scientifica. Di questo comitato fanno parte 6 membri, di cui 2 sono anche italiani, entrambi professori universitari, e sono Paola Berchialla e Andrea Macaluso, professori rispettivamente di biostatistica e psicologia umana. Ma non è tutto, la World Athletics ha anche annunciato che dalle prossime manifestazioni internazionali da lei curate saranno richiesti anche dei requisiti di sostenibilità ambientale per un maggiore impegno nell'atletica sull'ambito dell'ambiente. Rachele Mori ha migliorato il già suo record italiano under 20 per quanto riguarda il lancio del martello. La misura incrementa di circa mezzo metro la sua precedente misura realizzata nel 2020, quando era ancora allieva. E parliamo di un lancio di 65 metri e 62 centimetri. E questo, a livello mondiale, la piazza al primo posto delle liste mondiali stagionali, per le under 20 ovviamente, e si parla della graduatoria realizzata a fine aprile. L'appuntamento più importante della stagione per Rachele saranno sicuramente i mondiali under 20 di Cali, in cui l'anno scorso è arrivata sesta. La giamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce ci crede. Su Twitter dichiara che l'obiettivo della stagione è di correre in 10.5 nei 100 metri o possibilmente addirittura in 10.4. Quindi l'obiettivo è avvicinare, probabilmente anche battere, il record mondiale della specialità, che è di 10.49 stabilito dalla statunitense Florence Griffith. Gli obiettivi sono certamente molto ambiziosi, ma comunque lei non è un atleta qualunque, ha un 10.60 nei 100 metri a 11 centesimi dal record mondiale ed è inoltre la terza atleta più forte di sempre. Se non un atleta così, chi altri può ambire a battere il record mondiale? Staremo a vedere se queste dichiarazioni sono frutto di uno slancio di positività oppure se saranno validate dai risultati che conseguirà durante la stagione. Matthew Bowling è diventato il secondo uomo nella storia a infrangere ben 3 barriere, quella dei 10 secondi nei 100 metri, lui ha 9,98, quella dei 20 secondi nei 200, lui ha 19,92 e quella degli 8 metri nel salto in lungo, visto che ha saltato 8,25 m. L'altro uomo nella storia capace di battere queste barriere è un suo connazionale, ovvero Carl Lewis. È da segnalare che Fred Kerley, lo statunitense, ha commentato su Twitter questa notizia dicendo «Lasciatemi anche a me fare un 8 metri nel salto in lungo». Probabilmente l'ha messa solo per ridere, ma Fred Kerley è abbastanza particolare, quindi non stupiamoci di niente. 2 ore, 17 minuti e 23 secondi. Questo è il tempo di esordio nella maratona per l'etiope Yalemzerf Yehaulau, capace così di diventare la sesta atleta più veloce nella storia della maratona femminile e con il migliore esordio di sempre su questa distanza. Ora, in futuro, vedremo se magari sarà lei la nuova detentrice del record mondiale dopo che avrà ottimizzato un po' meglio la distanza, oppure se semplicemente si è trattato di un caso abbastanza fortuito. Però staremo a vedere, ma di certo lei rimane tra le osservate speciali sulla distanza della maratona. Con questo concludiamo anche il secondo episodio di Flash News, che sta arrivando anche con una cadenza più frequente del previsto, perché le notizie si susseguono anche abbastanza rapidamente nel mondo dell'atletica e vediamo se riesco a portarvelo con abbastanza costanza, perché secondo me è molto utile avere in un unico posto tutte le principali notizie dell'ultimo periodo. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Pillole di Atletica se non l'avete ancora fatto, magari lasciare un mi piace per supportare un pochettino il canale. Vi ricordo che in descrizione ci sono anche tutti i social, soprattutto Instagram, dove continuo ad aggiungere contenuti esclusivi e sono molto più sul pezzo rispetto a YouTube. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ci vediamo in un prossimo video oppure ci becchiamo magari anche in gara. E con questo concludo.
Ciao ragazze, ciao ciao, al prossimo video, alla prossima volta, ciao!